It's me Mario, benvenuti ragazzi al mio canale, io sono Super Mario VJ e quest'oggi siamo su Road to Division 1 con FIFA 15. Ma chi è? Hanno suonato. Andiamo un po' a vedere chi ha suonato la porta e chi mi disturba mentre io sto registrando. Ci credo ragazzi, è arrivato un pacco, guardate quanto è grosso questo pacco, guardate qua, avete capito? Sì, cazzo, sì, è arrivato il pacco, la PlayStation 4 è mia, sì, ho vinto la PlayStation 4, yeah, yeah, sulle mani, anch'io sono sulla PlayStation 4, sono un cazzo di sonoro 4! Yeah! PS4! PS4! Yeah! Andiamo subito a fare l'unboxing! Unboxing! Anzi, non lo faccio l'unboxing perché non c'è un cazzo in questa scatola. C'è solo una PS4 che ormai tutti conoscete, perché è uscito quasi da un anno e passa. Quindi nessun gioco all'interno e quindi i giochi ce li dobbiamo scaricare oppure comprare. Yeah! 70 euro per un cazzo di gioco. Sa che i giochi non li comprerò. It's me Mario, benvenuti ragazzi al mio canale, io sono Super Mario VJ e quest'oggi siamo qui con la mia amata PlayStation 4 a giocare a una demo. Come avete visto dal titolo, siamo con la demo di PT, ovvero Silent Hill. Proviamo il gioco già che ci siamo, avvia. Fa attenzione, la fessura nella porta è una realtà separata, solo io sono io, sei sicuro che solo tu sei tu? Che cazzo dice? Sono io un alieno? Direi che possiamo uscire e vedere cosa ci aspetta. Un bel corridoio con dei quadri appesi molto belli. Belli, una sega. Non si capisce neanche cosa c'è disegnato. Facciamo lo zoom. Bottiglie di vino, credo. Birra, Coca-Cola, boo. 23:59. Mi sa che quell'ora non andrà avanti. Resterà sempre lì. La bambina è stata uccisa da un colpo sparato a bruciapelo al petto. Uè, no, no, io ste cose non le voglio sentire. Cosa c'è dito? C'è qualcuno? Vicina ha testimoniato di aver sentito qualche giorno prima. Padre della famiglia ripetere una sequenza di numeri ad alta voce come se fosse una litania. Un'altra famiglia è stata sterminata nello stesso stato il mese scorso. Così come diciamo un anno fa, un uomo ha usato fucile e mazza da macellaio per assassinare la sua intera famiglia. In questi casi l'assassino è sempre il padre. Pazzi da statale, credo che questo omicidio non sia come se si potrebbe essere amici di mai. Si affronta problemi sociali, quasi impiego e la cura dei figli. Ma stiamo scherzando? Ma no, direi che possiamo provare a proseguire avanti. Che bello, che bello, che bella atmosfera ragazzi. Ecco qua, qua direi che magari possiamo uscire. No, non possiamo uscire, figurati se possiamo uscire. Siamo intrappolati in questa casa. Ecco qua. Questa sarà la famigliola. Famigliola, bella, bella questa famigliola. Qua abbiamo una banana, un mozzicone di sigarette e una radio. E tanta paura. Dobbiamo ascendere qui sotto, dove andremo a finire, nei sotterranei? No, ma guarda te, il corridoio di prima! Ma strano, eh? Sì, molto strano. Tanto qui siamo sempre nel corridoio di prima, sempre l'ora 23:59. E sempre qui, quindi direi di proseguire avanti. Intanto la porta giù stavolta non è più aperta. Quindi come faremo? Dove andremo? Non è più aperta. Non c'è niente che possiamo fare. Scarafaggio. Scarafaggio. Lo scarafaggio. Guarda come corri, corri, corri. Corri, scarafaggio. Corri che ti prendo. Voglio uscire da questa casa. Vaffanculo. Aiuto. Che cazzo c'è lì dentro? C'è qualcuno? C'è qualcuno in quella stanza? Qualcuno in questa stanza. Ehi, ehi, ehi,
fare brutti scherzi. Alza le mani, sei in arresto. Andiamo avanti, cosa ci aspetta altro? Quella porta di nuovo aperta. Ehi! Che cazzo ha bussato alla porta? La sento solo io, una bambina che piange. Però questa qua... Ehi! Bene, la porta si è chiusa, raga. La porta si è chiusa da sola. Si è chiusa da sola quella cazzo di porta. Eccola lì. Vai che si è aperta l'altra porta, eh. Che vuoi che sia? Ci saranno fantasmi, no? Vabbè, raga, io smetto qua di giocare. Che gli scarafaggi mi fanno ma schifo. Mi fanno schifo gli scarafaggi. Ehi! Che cazzo sei tu? C'è qualcuno? Che cazzo era quello schifo? Che cos'era quel mostro, eh? Che cos'è quel mostro? Andiamo a scendere di nuovo e vediamo stavolta cosa ci aspetta. Cosa ci sarà questa volta nel corridoio? Ehi! Ehi tu, stammi lontano, ti prego, stammi lontano. Non ti avvicinare. Vengo in pace, a Ugo, vengo in pace. Non c'è più. Dai, non vuoi giocare con me, dai. Non farmi questi brutti scherzi. Giochiamo insieme. Non vuole giocare con me. Io voglio giocare con lei, ma lei non vuole giocare con me. Come facciamo? Io vengo in pace, vengo in pace. Non voglio ammazzare nessuno. Porca troia, bastarda, porta che si aprono. Alieni che compaiono così. Che stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Mi volete far venire un infarto? Dimmi te adesso se io devo entrare in questo cazzo. Prendiamo la torcia. Ok. Prendiamo la torcia, siamo qua in questa... No, no, non chiudetemi dentro. Non chiudetemi dentro. Che cazzo è la porta? No, mi hanno chiuso dentro. Mi hanno chiuso dentro. Andiamo bene così. Che cazzo è quel coso? Lo avete visto anche voi? Che cos'è questo coso? Che cos'è questa? Che cazzo è questa roba? Una bambina che piange? Una bambina alieno che piange? Ma che è sta merda, oh? Che cazzo ha aperto la porta adesso? Ehi! Se ti prende. Ehi! Cazzo, è un occhio quello? Era un occhio quel buco. Lì c'è qualcuno che mi spia. Che cazzo sei tu che mi spii? Che cazzo sono io? Questo è un cesso? Che cazzo è questo mostro qua? Io voglio saperlo. E voglio saperlo su. E si è aperta la porta. Usciamo. Non toccare la radio, abbiamo appena cominciato. Che cazzo succede? Dove cazzo? Non fidate dell'acqua del rubinetto. Non possiamo andare da nessuna parte, la strada è chiusa. Non farmi brutte sorprese. Non le chiavi, cosa devo fare? Dove devo andare? 204863. Sì, va bene. Questo è il numero, mi sa che il padre urlava sempre. Però non è. Guarda che le spalle! No, che cazzo è quel coso? No, okay.
che cazzo è quel coso? Che cazzo era quel coso? Era l'alieno? Era un mostro? Io sto sudando, cazzo, che infarto, sto sudando. E siamo ancora qui. È finita la demo, quindi è finita la demo perché ci ritroviamo di nuovo all'inizio. Cosa c'è scritto là sopra? Perdonami, Lisa. C'è un mostro dentro di me. Bene, ora sappiamo che si chiama Lisa, c'è un mostro dentro di lei. Va bene ragazzi, finiamo qua questa demo perché ho già preso uno spavento e mi stanno venendo i brividi. Se volete il prossimo episodio, arriviamo almeno a 10 like per il prossimo episodio. Bella!